Ho sentito dire che un giorno Israele, quello che infiamma i cuori, entrò nel palazzo di Salomone. Vide un giovane seduto davanti a lui. L'angelo lanciò un'occhiata al suo viso. Dopo averlo guardato se ne andò e il giovane, per la paura, rimase in preda allo scompiglio. Disse angosciato a Salomone: «Ordina immediatamente che una nuvola mi porti lontano da qui, perché sono afflitto dalla paura della morte». Salomone parlò e una nuvola portò il giovane dal Fars all'India. Trascorso un giorno da questo mistero, Israele si presentò di nuovo davanti al trono. Salomone allora gli disse: «Dimmi, tu che spargi sangue senza spada, perché hai lanciato a quel giovane un'occhiata così affilata?» Israele allora rispose: «Questo comando mi è giunto dalla corte di Dio e diceva: prendilo entro 3 giorni e strappagli l'anima all'improvviso quando sarai in India. Vedendolo qui sono rimasto titubante. Come avrebbe potuto raggiungere l'India in 3 giorni? Poi, quando la nuvola lo ha condotto in India, sono andato lì e gli ho rubato l'anima». Questo racconto si addice sempre al tuo caso, perché non si può sfuggire alla sentenza dell'eternità. Che ne è dei progetti che gli uomini fanno, dato che non otterranno dal destino ciò che desiderano? Guarda continuamente al punto del primo destino, non essere cieco nel guardare. E poiché l'operato celeste non è come il tuo, se fiorirà una rosa, quella sarà la tua spina. Chiunque viva nel dualismo è un politeista. Per questo la nostra calamità è che io vedo la tua essenza diversa dalla mia. Quando la dualità se ne andrà del tutto, questo desiderio e quello diventeranno uno solo. Se anche da ogni ciglia volessi versare 100 lacrime di sangue, i tuoi occhi saranno chiusi. Come potrai aprirli? Le tue mani saranno legate, o uomo annoiato, che cosa potrai farne? I saggi sono gravati del peso della religione, mentre tu cerchi te stesso nella magia. Tutti gli uomini del mondo sono essenza di dolore. Le loro teste sono sparse nel campo di battaglia. Tu non soffri per un solo attimo le pene della religione. Non provi altro che brama di ozio. Se tu conoscessi un solo atomo delle sofferenze della religione, moriresti dal desiderio della vita. Tuttavia, o uomo, tu non conosci le ferite della spada e non conoscerai mai né dolore né affanno.